Io lascerei parlare per primo l'ospite, ovviamente, di questo convegno, cioè il professor Giovannetti, che è anche un vecchio amico, visto che facevamo le ricerche insieme per il sindacato dei chimici quando eravamo piccoli. Prego Enrico. Grazie Paolo, buonasera a tutti. Io sono stato incaricato dal preside di presentare il saluto cordiale della facoltà al professor Sachs e ai lavori di Spinner, che è un'iniziativa di grande importanza. Il preside si scusa, è dispiaciuto di non essere qui perché in contemporanea sta seguendo un convegno internazionale da lui stesso organizzato che corre parallelo intorno a noi, sopra e sotto. Il preside è spiacente, ma io sono felice di rappresentarlo, nel senso che, conoscendo Wolfgang Sachs da qualche tempo, nel senso che lo conosco personalmente da poco, ma lo conosco per la sua produzione scientifica da molto più tempo, mi fa molto piacere essere io a coglierlo e salutarlo nella nostra facoltà. I miei studenti lo conoscono anche perché lo faccio studiare, oltre che leggere. Devo dire che la mia conoscenza del professor Sachs parte da due idee che mi hanno fulminato ascoltando le sue conferenze, che sono importanti e credo che insistano sulle cose che dirà, che ci racconterà. La prima idea che mi colpì moltissimo, la prima volta che lo ascoltai, fu quella di pensare, cioè l'avvertenza che veniva sottolineata con grande attenzione, di rivolgersi ai problemi, ai gravi problemi, diciamo, di natura ambientale, in particolare al clima, con l'idea di non andare a cercare grandi manifestazioni. Naturalmente noi sappiamo che i problemi climatici si stanno mostrando sempre di più elementi che colpiscono in modo crescente più parti del pianeta e aumentano il numero delle vittime. Ma l'avvertenza importante, che io ho considerato davvero illuminante, era che dovevamo renderci conto che noi non ci accorgiamo degli avvenimenti perché questi tendono a colpire le persone deboli in luoghi lontani del pianeta. Cioè i veri segni dell'inizio della crisi sono percepiti da persone che non hanno la capacità di reagire e ne subiscono per intero le conseguenze. Quindi la crisi comincia e colpisce non chi la provoca, che darebbe atto a meccanismi di revisione e di controllo. Colpisce persone, gente, spazi, luoghi lontani. Questa è una cosa molto importante. E l'altra idea che mi ha molto colpito è la definizione di questo modello di sviluppo come un modello divoratore di tempo e di spazio, che credo che sia davvero una maniera molto illuminante di raccontare qual è l'elemento debole, cioè quali sono gli elementi di debolezza di questo modello di sviluppo. Io non voglio proseguire perché sentirete senz'altro delle cose illuminanti e interessanti da questo punto di vista. Quello che mi interessa discutere qua in una facoltà di economia è una brevissima riflessione, davvero brevissima, sull'interrogarsi perché l'economia è così in ritardo nel percepire, nell'incorporare nei suoi strumenti i problemi di natura ambientale. Perché l'economista è così in ritardo? Non è una cosa banale domandarsi questo, io credo, perché l'economia in fondo si presenta come la scienza della scarsità. La scienza che si occupa di come organizzare in modo alternativo dei mezzi scarsi, delle risorse scarse. E perché dunque una scienza che si vuole occupare di questo non si accorge delle reali scarsità? La domanda non è poi così appunto estrema o teorica, perché spiega anche un pezzo della nostra, in questo preciso momento, del nostro dubbio, l'essere frastornati di fronte ai problemi della crisi. Obama è stato recentemente intervistato in uno dei network americani e gli è stato chiesto: Presidente, ma non lei non crede che tutto sommato noi
stiamo rischiando di mettere le mani nelle tasche degli americani quando in realtà la crisi è stata prodotta da comportamenti devianti di qualche manager. E la risposta impeccabile dal punto di vista logico e teorico di Obama è stata no, di fatto i ladri ci sono sempre stati, non è quello il problema. Il problema è che la maggioranza del sistema ha funzionato in maniera perfettamente coerente con le regole che c'era dato il sistema. Se il sistema è saltato perché quel sistema di regole è sbagliato e bisogna cambiarlo. Non è un problema di aggiustamento, è un problema strutturale. Si ripresenta il problema di perché quindi l'economista e l'economia, che è una scienza delle scarsità, non si è accorta di questi problemi, o se ne è accorta poco, o li tratta male, o li tratta come esterni al nucleo principale delle sue attenzioni. Allora io credo che ci sia un problema doppio, uno di natura epistemologica e un altro più profondo, di natura ontologica. Il primo è che l'economia parte da alcuni dati che sono che crede di conoscere, che sono i gusti, che sono le tecniche e che sono le risorse. E quando dice conosco le risorse, lei immagina che queste risorse siano note, ma in realtà la conoscenza delle risorse, io conosco le risorse, nel linguaggio economico significa io conosco i possessori delle risorse. La risorsa come diritto che qualcuno ha di fare e allocare quella risorsa stessa. Non è la risorsa in quanto tale. Il fatto di non riconoscere alle risorse dei diritti in quanto tali porta all'economista a cogliere soltanto gli aspetti di proprietà della risorsa e non si accorge invece che le risorse, e le risorse anche diciamo di portatori deboli delle risorse, non hanno diritti, possono non avere diritti. La domanda, la domandina che io spesso faccio ai miei studenti è cercare di spiegarmi il perché. L'elefante o alcune specie di animali, la balena, rischia l'estinzione mentre la mucca non rischia l'estinzione. Pensateci. L'altro argomento importante che ha a che vedere con la capacità dello sviluppo, del modello di sviluppo di fagocitare tempo e spazio, è la nostra cognizione del tempo. La nostra cognizione del tempo, in particolare degli economisti, è una cognizione del tempo di natura logica e non tiene conto dell'irreversibilità del tempo stesso. L'irreversibilità che ha due aspetti importanti. Ci si immagina che il tempo possa essere in qualche modo messo sotto controllo avendo a disposizione energia e non ci si rende conto che in realtà anche se noi avessimo energia a piena disposizione, piena disponibilità anche di fonti rinnovabili, il problema dell'utilizzo del territorio, dell'acqua, dell'aria non sarebbero risolubili e che dunque il discorso non può saltare un elemento di rigore nell'uso, di parsimonia nell'uso e in particolare, ed è l'ultimo punto, di trovare le forme istituzionali perché queste risorse debbano essere considerate non beni privati ma beni pubblici. La sostenibilità, io credo che passa attraverso un sistema di diritti su risorse che debbono essere considerate collettive. La difesa di questi diritti credo che sia una condizione necessaria, anche se forse non sufficiente, della sostenibilità. Benvenuti a tutti e buon lavoro.